Come festeggiare al meglio il rientro in campo? Eh sì, dopo un mese e mezzo fuori sono molto felice del gol fatto. Sono molto felice delle persone che comunque, nonostante sia stato fuori, mi sono stati sempre vicini e non mi hanno fatto pesare, sia la squadra che la società, che l'amorosa, che i miei genitori, piuttosto che sono molto felice di questo. E infatti vi avevo detto, il mio gol lo dedico a lei, all'amorosa. E niente, sono felicissimo, sono contento di essere tornato gol alla Rossellina, in quella porta che in 2 anni non sono mai riuscito a fare gol in quella porta. Tutti i gol che ho fatto in casa li ho fatti di qua, quindi l'ho sfatto proprio un mio regalo di tabù. Non hai esultato con il solito balletto, ti sei tolto la maglia, c'era un po' di rabbia anche per questi mesi. Sì, c'era molta rabbia appunto per quello che ho tolto la maglietta, per il semplice fatto che c'era veramente rabbia, perché comunque stare a vedere i tuoi compagni che giocano, che lottano, tu star lì a non poter dare la mano, tra virgolette, ti senti inutile, perché sei lì fuori a guardarli e non è mai la stessa cosa, quindi c'è stato un momento un po' di rabbia e ho fatto questa cosa qua, sbagliando, perché potevo evitare di toglierla, però in quel momento mi sentivo di far così. Adesso poi per una multa, so già che il mister Martedì mi massacra, però vabbè, dai, vale la pena, ecco. 3-0, risultato che poteva essere ancora più ampio viste le occasioni che si sono avute. Fa che però dà un altro segnale importante. Dà un altro segnale importante, sì, perché comunque adesso sono 3 punti importanti che bisogna considerare, che all'andata non l'avevo fatti perché contro di loro avevo perso. Quindi è una partita fondamentale, importante aprirla subito come abbiamo fatto, tenerli lì, piuttosto che, perché comunque sono squadre che diciamo che tendono a chiudersi, quindi fai più fatica a trovare spazi, magari con le prossime 3 partite che secondo me sono più belle da giocare, perché sono bellissime: Crema, Pavia, Firenzuola, che sono squadre che comunque anche loro cercano di attaccare. Sono partite più belle e più aperte, perché te la giochi a viso aperto e sono le partite che piacciono a noi.